Primo giorno di scuola per il Tolentino, targato Paolo Passarini, che insieme al suo vice Luca Giacconi sono un po' all'esordio nel massimo campionato regionale di eccellenza. Particolarità nell'ambiente cremisi, 24 i giocatori convocati per il primo giorno di raduno. Di questi ben 16 provengono dal settore giovanile tolentinate. C'è l'atmosfera, sì, da primo giorno di scuola, ma c'è anche un'atmosfera fiduciosa per quello che sarà l'andamento del prossimo campionato. Non si è nascosto il capitano Federico Ruggeri, che ha parlato di obiettivo vittoria per la formazione tolentinate. Si lavorerà in questi primi giorni a Belforte delle Chienti con doppia seduta a partire da questo giovedì, prima amichevole mercoledì 3 agosto alle della Vittoria contro il Matelica dell'ex Aldo Clementi. Ed ora la parola passa ai protagonisti. Primo giorno di lavoro per il Tolentino in vista del prossimo campionato di eccellenza ed è anche la prima in panchina per Paolo Passarini. Emozionato? Sì, emozionato al punto giusto. La prima direi di no, perché l'anno scorso comunque ho esordito a causa dell'assenza di Possanzini, dunque la seconda. E quali sono gli obiettivi di questo Tolentino? Il mio obiettivo principale è creare un gruppo che la pensi tutti allo stesso modo. Poi di obiettivi di classifica la vedremo strada facendo, insomma. Non c'è una corazzata come era la Civitanovese nell'anno passato, ma Fabriano Cerreto e anche Biagio Nazzaro pongono la loro candidatura, è d'accordo? Sì, sicuramente sono le squadre che si stanno attrezzando di più, però ci sono anche altre realtà molto ben attrezzate. Tolentino da playoff, lo possiamo dire? Tolentino sicuramente cerca sempre di migliorarsi di anno in anno, dunque ci siamo per fare bene, insomma. Luca Giacconi, vice di Paolo Passarini sulla panchina cremisi. Intanto un Tolentino ai tolentinati. Sì, di questa cosa qui io sono molto contento, perché comunque Paolo ha giocato diversi anni a Tolentino. Io quando ero un po' più piccolino lo stesso ho avuto modo di stare in prima squadra, quindi per me è un onore tornare a vestire i colori cremisi. L'inizio della preparazione è un po' come il primo giorno di scuola. Beh sì, le emozioni ci sono, ci si conosce tutti quanti e speriamo di far bene, dai. Far bene per il Tolentino nel segreto dello spogliatoio, che cosa vi dite? Far meglio dell'anno scorso sicuramente, quindi l'anno scorso sono arrivati terzi, quindi i conti eccoci, sono lì. Stefano Serangeli, direttore sportivo del Tolentino. Che Tolentino sarà? Diciamo che abbiamo deciso di portare avanti la strada percorsa l'anno scorso, quindi confermando gran parte dei ragazzi, portando avanti una squadra che per lo più viene dal nostro settore giovanile, confermando gran parte degli over dello scorso anno che ben avevano fatto l'anno scorso. E abbiamo messo dentro per ora un paio di innesti che abbiamo valutato potessero fare al nostro caso, quindi diciamo sarà una squadra che farà della gioventù la sua arma di forza. Primo giorno di lavoro su 24 convocati, ben 16 appartengono al settore giovanile cremisi, una collaborazione che continuerà anche nel corso della stagione? Ma questo è diciamo ormai un dato di fatto delle ultime 2-3 stagioni, quindi si è lavorato molto bene, ha lavorato benissimo prima di me anche Roberto Chiaveri, che ringrazio pubblicamente. E ha fatto un gran lavoro negli anni precedenti e questo ci permette ad oggi di trovare così tanti ragazzi pronti per la categoria già in prima squadra. E la domanda è d'obbligo, andiamo a posizionare in classifica il Tolentino? Ma diciamo che ora è difficile fare una previsione, soprattutto in virtù del fatto che poi le squadre si stanno costruendo adesso, la maggior parte delle squadre ancora stanno in alto mare, tra virgolette, quindi non so quale sarà il livello, so di sicuramente che noi saremo una squadra che darà fastidio a molti, ma non so di preciso, spero più in alto possibile, ma sicuramente con la giusta umiltà e con per gradi, diciamo. Una stagione in casacca cremisi per Gianluca Adami, promettiamo gol e quanti? No, non promettiamo nulla, dai, promesse, promettiamo il massimo impegno e
niente, speriamo di divertirci e di far bene quest'anno. Che Tolentino prevedi sarà? Ma un Tolentino che riparte da alcune pedine dell'anno scorso, quindi con facilitata, no, dall'anno precedente, che comunque è stato un anno nel quale abbiamo espresso del buon calcio e ci sono tutti buoni propositi per fare bene quest'anno. Guardando in giro le avversarie, qualcuna che ti sta impressionando almeno per il mercato? Ma niente di particolare, cioè non ci sarà l'ammazza campionato che c'è stato l'anno scorso, che è stata la Civitanovese, le altre le sappiamo, sono Fabriano, San Giusto, e vediamo, dai, vediamo cosa esce fuori quest'anno. Con il capitano del Tolentino Federico Ruggeri, allora si ricomincia un po' il primo giorno di scuola? Sì, dai, forse non vedevamo l'ora, perché quest'anno come non mai ci sono grandi aspettative su di noi, i tifosi hanno molto entusiasmo rispetto agli anni scorsi, speriamo di non deluderli. Di solito a inizio stagione non ci si pone particolari obiettivi, ma qualcosa vi direte all'interno dello spogliatoio? Ah, sicuramente è inutile nascondere le nostre velleità, che sono quelle di cercare di vincere il campionato. Stanno più degli anni scorsi, in quanto al momento non ci sono corazzate che possono ammazzare il campionato, come è avvenuto per Civitanovese, San Benedettese gli anni passati. Quindi noi ci crediamo e ci metteremo tutto il nostro impegno per cercare di raggiungere questo obiettivo importante. Diverse stagioni che respiri l'aria del Tolentino, quest'anno che aria hai? Sicuramente è un'aria ottima, come l'è stata quella degli anni passati. A Tolentino è inutile nascondere che si sta molto bene, per me è il quinto anno, per altri compagni già il secondo, il terzo anno, e se siamo qui da molto tempo un motivo credo che ci sarà.